Ciao Torino! Ciao Torino! Buon 25 aprile a tutti, Piazza Castello, buon 25 aprile anche a te, Emanuela Grippi. Grazie Fabio Giudice. Allora, beh, siamo qui per questa terza giornata di Torino Jazz Festival, ad un orario un po' insolito oggi, perché di solito iniziamo alle 21, invece oggi partiamo caldi già alle 18. Sì, oggi facciamo la doppia e oggi quindi facciamo state la doppia. Con noi, ricordatevi che alle 21.45 continueremo, ma... per il 25 aprile questo ed altro. Esatto, perché oggi noi festeggiamo il jazz della liberazione, perché il jazz è arrivato in Italia, come sapete, proprio dopo la guerra mondiale con gli americani, con un carico di significato di aria fresca, ma soprattutto di libertà, e per questo noi oggi lo vogliamo celebrare. Sì, io voglio fare un ricordo personale, perché per 3 edizioni ho presentato il concerto del 25 aprile voluto dal Comitato Resistenza e Costituzione presso la Regione Piemonte, proprio in questo palco, almeno 2 edizioni, una fu in piazza San Carlo, e su questo palco ogni 25 aprile verso le prime ore del pomeriggio veniva a cantare e suonare Gian Maria Testa, a cui grazie al direttore Stefano davvero Zeni, un applauso. Grazie, abbiamo gli abbiamo fatto... già dedicato una serata. Sì, no, in realtà tutto il festival è dedicato alla memoria di Gian Maria Testa, grazie al pubblico per aver ricordato insieme a noi anche oggi questo grandissimo artista che la nostra regione ha proposto al mondo. Sì, io però vorrei approfittarne per invitare qui con noi sul palco ad approfondire il tema del jazz liberazione il nostro capitano, il direttore artistico del Torino Jazz Festival, allora, Stefano Zeni, in mezzo a noi, senza il quale non possiamo assolutamente iniziare. Sì, grazie, buon pomeriggio. No, sono qui solo per ricordare che non è un caso che celebriamo il 25 aprile all'interno di un festival del jazz. E da un lato è vero quello che dicevano loro, cioè che una parte del jazz è arrivata in Italia al seguito dei soldati, soprattutto statunitensi, che hanno portato questa musica che è legata al tema della liberazione. Ma c'è qualcosa di più, e per il motivo per cui sono qui a dirlo. Il jazz è non solo la musica della liberazione, ma è una musica liberatoria. Il jazz, vorrei ricordarlo, nasce da un'esperienza secolare di schiavitù, che è la schiavitù dei persone, milioni di individui sottratti alle loro terre in Africa e portati a lavorare nelle Americhe, poi per fare che? Le stesse cose che fanno gli schiavi oggi, cioè abiti, vestiti, zucchero, oppure il tabacco per fumare, quindi anche beni voluttuari, milioni di vite schiacciate per questo. Dalla resistenza a questa oppressione sono nate tante musiche, tra cui la musica cubana, la musica brasiliana, anche il tango e soprattutto il jazz. E il jazz in più è sempre stato detestato dalle dittature, questo vale la pena di ricordarlo, dalle dittature di destra e di sinistra. È stato schiacciato, oppresso dalle dittature per un motivo molto semplice, perché unisce le persone, e questo non è bello. E invece è bello vedere le persone unite qui. Sì. Grazie, buon pomeriggio. Grazie direttore. Posso farti una domanda ancora, Stefano? Una domanda, prima non scappare subito. Voglio sapere questo dal nostro direttore, che è anche un musicologo, se secondo te la musica oggi, non parlo solo del jazz, può essere rappresentare ancora una forma e un veicolo di resistenza rispetto appunto a meccanismi di oppressione magari anche più sottili e meno vistosi di quelli che hai raccontato? Assolutamente sì, anche se siamo in una situazione strana. Siamo in una situazione in cui, per esempio, la musica ha una diffusione pazzesca oggi grazie ai social network, a internet, che però poi sono strumenti anche controllati da grandi corporation, quindi soggetti alla censura, al filtro. È una situazione intermedia. Da un lato c'è una grande libertà, dall'altro ci sono dei grandi rischi. E però, secondo me, più che i social network, quello che funziona nella musica è poi il contatto diretto, il motivo per cui siete qui ad ascoltare la musica e per il motivo per cui le persone sono qui a suonare con loro. Chi fa musica o chi ascolta musica lo sa benissimo. Il motivo per cui stiamo bene a questo festival lo conoscete tutti, è perché siamo tutti fisicamente vicini. Grazie. Questa a è la resistenza. Grazie, buon 25 aprile anche a te, direttore. Sì, e l'abbraccio lo sentiamo e come, di questa piazza gremita fino ormai. No, ma vogliamo in via sentire Roma. Un po' di più, Manuela. Un po' di calore, sì, io lo sento. Beh, abbiamo un sole pazzesco, è bellissimo, è bellissimo. Olè.
Vabbè, abbiamo iniziato già oggi alla grande, c'è già stata la Big Band Theory, che è una banda che appunto ci ha trasportati in un excursus musicale proprio sotto il porticato del Museo Diffuso della Resistenza, con un progetto del Polo del Novecento realizzato in collaborazione con i suoi due fondamentali componenti, come il Museo Diffuso della Resistenza e l'Istoreto, Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Bene, vi raccontiamo brevemente, poi arriverà la musica, non vi preoccupate, che cosa è successo anche questa mattina al Teatro Vittoria. Abbiamo ascoltato Simona Graziano alla guida del suo gruppo Frontal, anche lì un successo, però il jazz risuonerà ancora questa giornata fino a notte fonda, anche oggi con il Fringe Festival. Ricordatevi alle 21.45 un altro concerto qui sul main stage, il progetto Pulse ad opera di Max Casacci, Emanuele Cisi e Daniele Mana alias Vaghe Stelle, una sperimentazione che incorpora dentro di sé anche i rumori della città di Torino. Sì, quindi dopo cena vi aspettiamo di nuovo qui, 21.45. Ma prima di insomma iniziare e di presentare gli artisti che stanno per calcare questo palco, vorrei ricordare che se tutto questo esiste, se questo grande evento di 10 giorni che inonda la città di jazz esiste, lo dobbiamo grazie a un progetto della città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura di Torino. Andiamo a ringraziare chi ha sostenuto fin dalla prima edizione questo festival, TJF, Torino Jazz Festival, i main partner indispensabili alla riuscita di un evento di questa magnitudo. Parliamo di IREN e di Intesa San Paolo. Al fianco di IREN e Intesa San Paolo dobbiamo anche ringraziare gli sponsor che si sono uniti in questa edizione: Toyota, Lexus, Poste Italiane e Seat Pagine Gialle. E vi ricordiamo inoltre che il Jazz della Liberazione si svolge anche grazie al sostegno di Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione. Ed esiste anche un libro molto interessante, Torino e la città del jazz, scritto da Marco Basso, voluto proprio dalla città e dal festival per raccontare esattamente il legame stretto fra la città e il jazz. Lo trovate in vendita al Gazebo insieme a tutta una serie di gadget appositamente studiati per l'occasione. Io voglio fare un complimento al pubblico, perché io fossi lì direi: oh, ma fateci ascoltare la musica, invece stanno tutti attenti. Grazie pubblico per questa devozione, attenzione anche alle parole e non solo al linguaggio universale straordinario della musica. Grazie davvero. E a proposito di musica, arriviamo a loro. Grande progetto quest'oggi, Mina Freak Orchestra e Farwalla, e proseguiamo con loro la celebrazione del 25 aprile con questo concerto, un ensemble guidato dal trombettista pugliese Pino Manafra, un grande, l'abbiamo conosciuto poc'anzi noi, ma lo conoscevamo già musicalmente. È un progetto questo in cui culture musicali e persone, ci ha tenuto lui a dire, in carne ed ossa, uomini appunto che stanno insieme da luoghi e di luoghi lontani, si intrecciano e parlano di uguaglianza e di libertà. Sì, e alla Mina Freak Orchestra stasera si aggiunge anche il quartetto vocale delle Farawalla, che è appunto un gruppo femminile dalla vocalità mediterranea, perché stasera è il Sud che si celebra, giusto? Ecco, il Sud che si celebra. Noi l'abbiamo detto forse tra le righe l'altro giorno, che il Sud però non è tutto uguale, no? Ci sono anime del Sud diverse tra loro, le differenze non solo sono tra Nord e Sud, ma anche all'interno di queste categorie ci sono differenze. Ce l'ha ricordato poco fa proprio Pino Manafra, dicendo che ci sono un elogio in qualche modo. Dice, ci sono vari tipi di Sud, ma tutti accomunati dal concetto di diversità. Ecco, una diversità ma in senso positivo, e stasera è questo che si celebra. Quindi provengono dal Sud Italia, come con l'Oriente, l'Africa e il Mediterraneo, un progetto che vuole questa mescolanza dando accento al Sud. Molto bene, qua di Sud secondo me c'è un sacco di gente che proviene da quelle parti. E questo gruppo propone un personale omaggio il 25 aprile con i versi di Pablo Neruda e con riferimenti alla tradizione musicale della Resistenza. E a questo punto basta con le parole, vogliamo la musica, e facciamo arrivare qui sul main stage di Piazza Castello i Mina Freak Orchestra e Farawalla. Benvenuti.
Ben trovati. Il microfono si era addormentato, probabilmente questo sole inconsueto ha fatto rallentare l'adrenalina del microfono. Approfitto, visto che si sta svegliando il microfono, Beppe Caruso al trombone, Michele Marzella, Nicola Pisani, Carlo Actisdato, un nome, una garanzia, Roberto Ottaviano, Marco Sannini, Napoli, Vito Mitoli, Molfetta, Giorgio Calabrese, Ostuni, Livio Minafra, Ruvo di Puglia, Gaetano Casamassima, no, Cassano delle Murge. Pensate un po', c'è un poco sud in questa storia qua. Poi abbiamo Vincenzo Mazzone da Ruvo di Puglia. E Giuseppe Tria da Putignano. Oh, dopo questa presentazione internazionale, andiamo sul primo pezzo, che è tutto un programma, si chiama Mina Fric. Il responsabile è quel tipo che sta seduto là vicino al pianoforte, per cui... è vero, bravo, vedi, ho dimenticato, Giorgio Vendola da Terlizzi.
Ok, grazie. Questo era un piccolo antipasto. Dopo l'antipasto c'è il primo, vero? Di solito è così. Questo primo non poteva essere che maccheroni, quella cosa che a noi piace tanto. Terroni, polentoni, siamo tutti figli di maccheroni.
Si cominciano a riscaldare i motori di questa armata, perché armata è un po' Brancaleone, però a noi sta bene. Allora, il prossimo brano, tutta sta roba è stata scritta da quel tipo là, quell'individuo. E lui, da anima candida, quale è ancora tuttora, nonostante 35 anni, c'ha i figli, il figlio, eccetera, eccetera, ha scritto questo brano molto particolare, si chiama La Girandola, che era un oggetto che si usa ancora da noi, insomma, per trattenere i bambini. Sentirete, c'è qualcosa che ci appartiene nella prima parte, ma soprattutto nella seconda, e in questo brano cominciano ad essere con noi in questo viaggio nei sud, perché non è un sud, il sud è un universo infinito dove io credo c'è la risposta per l'umanità, è una mia convinzione.
E quindi, sì, Buddha, Gesù, voglio dire, sta gente è nata laggiù, non è nata ad Helsinki. Vabbè. E quindi in questo viaggio c'è la quintessenza del Mediterraneo, la vocalità, la femminilità. Signori, le farawalla. Thank you.
dalla nostra amata e anche contestata Tarantella. Loro hanno supportato il mondo maschile, e meno male che c'è la donna. Adesso le lasciamo sole perché è giusto che abbiano il loro spazio nella cultura universale. La bona McGill, la capa d'Oluz, a Cristo l'ha detto, la capa d'Oluz, senza tomone, faccia passare con se dolore, sangue Giorgio da Roma manista, come la spada uccide per tasse, come tagliaste la capa serpente, a che si taglia chi si vi? Mascia, mascia, ma la persona che fa da via, mascia, mascia, ma la persona che fa da via. Scongiuro chiunque per gli grani e per lo fondo, per la ciappa che zappò, lo panaro ti portò. Magia, magia, alla persona che fa cata via. Magia, magia, alla persona che fa cata via. Congiuro chiunque
Stamattina mi sono alzata, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzata e ho trovato l'invaso. Partigiano, dammi via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire su montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Viva la resistenza! Dovevamo lasciarle sole. Il primo brano era, pensate, La Desolata, un canto che si canta a Canosa nella Settimana Santa da un coro femminile. Il secondo brano, Gabriella, La Tammudiata della Magia. La Tammudiata della Magia, traduco, della Magia. E vabbè, oggi è il 25 aprile, non è casuale, bella ciao. Come non è casuale il brano che faremo adesso, Canto Generale, uno dei più grandi poemi scritti da Pablo Neruda, e andremo a dare suono a questa poesia lacerante, drammatica e purtroppo ancora attuale con tutte le tragedie che stiamo vivendo, e ne avremo ancora per parecchio. Canto Generale. Termina questo libro. Esso è nato dall'ira, come una brace, come i territori di boschi incendiati. E io desidero che continui come un albero rosso a propagare il suo limpido incendio. Eppure non solo ira nei suoi rami trovasti, le sue radici dolore non soltanto cercarono, ma forza, e forza io sono, di pietra pensosa, allegria di mani insieme allacciate. Infine, sono libero entro gli esseri, e tra gli esseri come l'aria vivo, e dalla solitudine assediata esco verso il folto delle battaglie, libero che nella mia e la tua mano a conquistare gioie indomabili. Comune libro d'uomo, pane aperto è questa geografia del mio canto, e una comunità di contadini una volta raccoglierà il suo fuoco e seminerà le fiamme e le foglie ancora nella nave della terra, e ancora nascerà questa parola, forse in altro tempo, senza dolori, senza le impure fibre che appesero nere vegetazioni sul mio canto, e di nuovo arderà nell'alto spazio il mio cuore stellato
e incandescente. Così finisce questo libro e qui lascio il mio canto generale, scritto nella persecuzione sotto le ali clandestine della patria, cantando oggi 5 febbraio in quest'anno 1949 qui in Cile a Godomar de Cena, alcuni mesi prima di compire i 45 anni di mia età. Pablo Neruda. Thank you.
ci fa compagnia ed è con noi. Quella campana è con noi. Con noi, contro i mostri che si avvicendano sempre nei secoli, nel tempo, e bisogna ripartire da capo per difendere la libertà, un bene sacro che qualcuno se ne appropria e tutte le volte punta da capo. Ci vorrebbero un milione di Pablo Neruda, di Franco, Francesco, il Papa. Ok. Il prossimo brano è una composizione di Nicola Pisani dal titolo Fabula Fabis. Sinda, na viška se nima vrace, kale ne moska, vale ne vinda, vinda, kama vele na suška, e kunde zine ne buške. Sinda, na viška se nima vrace, kale ne moska, vale ne vinda, vinda, kama vele na suška, e kunde zine ne buške. Sinda, na viška se nima vrace, kale ne moska, vale ne vinda, vinda, kama vele na suška, e kunde zine ne buške. Sinda, na viška se nima vrace, kale ne moska, vale ne vinda, pinta, come bene una susca e con benzina ne assinta. Sì.
Thank you.
Allora, le liriche di Pablo Neruda sono state recitate da Marcello Spinetta. Facciamogli un applauso, perché è veramente una bella energia del teatro italiano, Magari prima o poi arriverà di nuovo sul palco. Nel frattempo vi presento l'Armata Brancaleone, l'Armata Brancaleone, l'Armata Brancaleone. Michele Marzella al trombone, Michele Marzella al trombone, da Giovinazzo, Giovinazzo. Beppe Caruso, Beppe Caruso da Trapani, ah! Nicola Pisani, Nicola Pisani da Trani, 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 Trani. Carlo Attistato, Carlo Attistato, Carlo Attistato, Carlo Attistato da Mazzè. Yeah! Gaetano Partipilo, Gaetano Partipilo, Gaetano Partipilo, Gaetano Partipilo. Cassano Murge, pensate un po', mica Brooklyn, New York, Cassano Murge. Roberto Ottaviano, Roberto Ottaviano, Roberto Ottaviano, Roberto Ottaviano, da Bari, 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 Bari. Vincenzo Mazzone, Vincenzo Mazzone, Vincenzo Mazzone, Vincenzo Mazzone, da Ruvo di Puglia, Vincenzo Mazzone. Giorgio Vendola, Giorgio Vendola da Giorgio Vendola da Terlizzi, 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 Terlizzi. Marco Sannini, Marco Sannini da Napoli, Marco Sannini, Marco Sannini da Napoli. Giuseppe Tria, Giuseppe Tria, Giuseppe Tria da Putignano, Giuseppe Tria, Giuseppe Tria, Giuseppe Tria da Putignano. Vito Mitoli, Vito Mitoli da Molfetta, Vito Mitoli, Vito Mitoli. Giorgio Albanese, Giorgio Albanese, da dove verrà? Io dico sempre Ostuni, ma non è Ostuni. Chi è? Fasano? Ostuni. Ah, Ostuni, l'ho detto bene. Giorgio Albanese da Ostuni, una delle più belle città del mondo. Giorgione. Serena Fortebraccio, Serena Fortebraccio, da Trani, da Trani, da Trani. Da Trani, Terry Vallarella, Terry Vallarella da Spinazzola, il cuore della Murgia, pensate un po', queste farawalla, queste farawalla. Gabriella Schiavone, Gabriella Schiavone, Maristella Schiavone, Maristella Schiavone, Taranto, 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 da Taranto, da Taranto. Marcello Spinetta da Castelnuovo Scrivia, grazie. Bravo, grazie. Dulcis in fundo, Livio Minafra da Ruvo di Puglia. We'll be right back.
ringraziare quanti hanno consentito la nascita di un festival dedicata ad una musica scomoda, ribelle, rivoluzionaria, ma piena di contenuti. Noi abbiamo bisogno di questo, non di plastica. Per cui grazie a chi ha costruito questa in una città straordinaria. Grazie. Non li conosco, ma sicuramente sono tanti. Grazie di cuore, grazie. Grazie, grazie, continuate così, qua c'è la speranza per tutti noi, grazie. Con bella.
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il cuore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Ancora grazie a tutti, grazie. Non dimentichiamo i valori della Resistenza.